Un uomo capace di costruire ponti visibili e invisibili. Domenica 16 ottobre, insieme con altre sei straordinarie figure di santità, verrà canonizzato José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote argentino, nato nel 1840 nella provincia di Córdoba e morto a Villa del Transito nel 1914 dopo aver contratto la lebbra. Ordinato sacerdote nel 1866, padre José Gabriel fu assegnato nella parrocchia di San Alberto. Qui instancabilmente si dedicò alla diffusione del Vangelo, soprattutto con la pratica degli esercizi spirituali e alla ricerca di migliori condizioni di vita per tutti i suoi fedeli, attraverso la costruzione di strade, scuole, uffici postali. Dopo la beatificazione del 14 settembre 2013, nel paese che porta proprio il suo nome, Villa Cura Brochero, l'Argentina è in festa per l'appuntamento in Piazza San Pietro. Con noi la postulatrice Silvia Correale. Io ho trovato delle persone che abitano dove è stata la parrocchia del Cura Brochero, che sono nipoti o bisnipoti dei contemporanei del Cura Brochero, che facevano gli esercizi spirituali con lui e che vivono la loro fede oggi per quello che il nonno, che i genitori, che i papà, la mamma le hanno insegnato, però che loro a sua volta hanno ricevuto dall'insegnamento del Cura Brochero, no? Questo vedere come continua questo effetto, questa tradizione, questo tramandarsi la fede di generazione in generazione con quello che il Cura Brochero, nel modo nel quale il Cura Brochero l'ha insegnato a loro, e come conservano come un tesoro questa tradizione di vita cristiana. Consegnò interamente se stesso a tutti, specialmente ai poveri e ai lontani. Un pastore con l'odore delle pecore, dunque, come tante volte Papa Francesco ha identificato la figura del buon sacerdote. Questo essere di periferia, questo essere attento ai bisogni concreti delle persone, però anche alla formazione spirituale. Questo essere un prete in uscita, no? Che andava a cercare i suoi parrocchiani, che ha dedicato ore e ore del suo ministero pastorale di parroco a salire sulla sua asino, diciamo la mula, sul suo asino, e percorrere chilometri e chilometri, perché lui andava a visitare tutti i suoi parrocchiani. Sicuramente queste no, essere un prete di periferia, in uscita, che predicava gli esercizi spirituali di San Ignazio, evidentemente non credo che debba spiegare più cose per vedere quanta vicinanza spirituale e sacerdotale ci sia tra Papa Francesco e il Cura Brochero, anche perché per tutti i sacerdoti argentini è un punto di riferimento, come può essere il Santo Cura de Asti. Noi non siamo cristiani per un'idea o per una scelta etica, ripeteva José Gabriel de Rosario Brochero, ma lo siamo perché abbiamo incontrato Gesù, il Cristo. L'entusiasmo, l'allegria, la vicinanza sono solo alcuni degli aspetti dell'eredità che lascia ai nostri giorni l'Apostolo Gaucho. Quella semplicità, quell'autenticità, quell'amore al Signore, quell'essere trasparente, innamorato veramente del Signore e della Madonna, quell'essere vicino alla gente, preoccupato, come un buon padre di famiglia, no? Sicuramente questo è quello che ti rimane, un buon parroco.